Già dalle prime ore di oggi la parrocchiale di San Lorenzo a Portovenere ha ospitato le celebrazioni in onore della Madonna Bianca che come ogni anno si festeggia il 17 agosto a ricordo di un evento straordinario che lega l'effigie mariana al paese costiero. Si dice infatti che l'immagine giunta a Portovenere su un tronco di cedro del Libano scavato nel lontano 1204, ormai sbiadita da tempo e dal salino, nella notte tra il 16 e il 17 agosto del 1399 riprese le sue originarie cromie. Da allora l'immagine è venerata con devozione. La messa solenne, questa mattina alle 11, presieduta dal vescovo di Albenga d'Imperia, Monsignor Guglielmo Borghetti, legato sin dalla sua giovinezza a Portovenere e concelebrata dal nostro vescovo, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, dal parroco Don Maurizio Comparoni e dalla comunità di sacerdoti che collabora con lui al ministero pastorale nella zona. Presenti le autorità civili e militari, oltre ai fedeli e villeggianti che hanno partecipato alla Santa Messa, resa ancora più solenne dai canti intonati dal coro parrocchiale. Nell'omelia il vescovo Borghetti, prendendo spunto dal Vangelo del giorno che presentava il miracolo delle nozze di Cana, ha tracciato un pensiero sulla figura della Madonna. Maria per il popolo cristiano è sempre un momento di grande letizia, non solo umana ma soprattutto anche soprannaturale, perché la sentiamo viva, presente nel nostro cammino. Davvero la festa della Madonna Bianca anche quest'anno ci ritrova per magnificare con lei il Signore, con le stesse parole del Magnificat. Da secoli che i fedeli di Portovenere, come Maria, proclamano di generazione in generazione le misericordie del Signore. Abbiamo ascoltato una pagina stupenda, molto nota, del Vangelo di Giovanni, quella delle nozze di Cana. Nei Vangeli Maria parla poche volte, soprattutto dice poche parole quando parla, 4 volte interviene. La quarta ed ultima volta è a Cana di Galilea. Quando rivolta di nuovo al figlio gli dice sommessamente, noi diciamo gli dice, ma dice, Maria dice, non hanno più vino, non hanno più vino. Si rende conto di quello che sta accadendo in una festa di nozze, dove il vino era un elemento essenziale, importante. Diceva così San Bernardo: se infatti Maria ebbe compassione della vergogna in cui sarebbero incorsi quelli che l'avevano invitata alle nozze di Cana, ancor più, continua Bernardo, avrà compassione di noi se la invochiamo devotamente. Madre della misericordia, madre della consolazione, Madonna Bianca, dà colore alla nostra vita. Procuraci il vino buono della vita e dell'amore, aiutaci a camminare con speranza e coraggio nei sentieri della storia. Le celebrazioni proseguiranno per l'intera giornata, sino alla recita del Rosario Serale alle 20.30, cui seguirà la tradizionale processione per le vie del paese, illuminato dalle suggestive luminarie e dagli addobbi floreali.